Ciao, io sono Cinzia. E io sono Fabio. E bentornati su Funzione Animazione. E quest'oggi parliamo di Encanto, il 60° film d'animazione Disney, rilasciato prima al cinema a novembre e poi su Disney Plus il 24 dicembre, che è stato diretto da Byron Howard e Jared Bush, che sono i registi praticamente di Zootopia. E poi Byron Howard ha anche lavorato ad altro, è nella Disney dai tempi del 2D, vabbè, non stiamo a fare tutta la lista, alcuni esempi sono ad esempio Rapunzel e Bolt, invece Jared Bush ha lavorato su Moana. Sì, infatti c'è da dire che da un regista come Byron Howard io mi aspettavo un film un po' a livello di Zootopia, Rapunzel e Bolt, quindi film che comunque filmoni. Sono veramente impattanti. In questo caso ne andiamo a parlare, utilizzando la solita tecnica, quindi per questa prima parte di video non faremo spoiler sul film, quindi chiunque può restare. Ad un certo punto vi diremo che cominciamo con gli spoiler e lì starà a voi decidere se restare, andare a vedere il film, fare le cose che vi piacciono di più fare. Perfetto, quindi partiamo col dire che è un musical ambientato in Colombia su una famiglia numerosa, diciamo, sono tipo 12 o 13. Una scatenata dozzina, io la definirei proprio così. Non sono tutti figli di un'unica coppia, ma sì, sono esatto. Tanti personaggi per essere tutti rappresentati in un unico film. E diciamo che anche soggettivamente non è proprio il genere nostro. Un musical di ambientazione latinoamericana personalmente non è proprio il nostro genere, però cercheremo di essere obiettivi su questo. Bisogna dire che in generale è un film molto colorato, energico, sì. E ho apprezzato il fatto che comunque è su un'intera famiglia e non su un singolo personaggio, che è una cosa che è difficile comunque da gestire, cioè sì. Ti può scappare di mano parecchio facilmente. Esatto, perché comunque gestire tanti personaggi in un tempo così ristretto come quello di un film, che non è nemmeno, diciamo, che so, live action, che quindi vai facciamo 3 ore di film, però essendo animazione, quindi non puoi fare proprio quello che vuoi, diciamo che varie problematiche possono sorgere. E il tutto però è condito dalle musiche di Lin-Manuel Miranda. Sì, questa star di musica cantata che io personalmente non ho mai sentito. Cioè, proprio per farvi capire che non ne sappiamo così tanto. Sì, ha senz'altro molto talento, sta avendo anche molto successo negli ultimi anni. Tra le cose principali in cui ha lavorato sono Hamilton e In the Heights, che non conosciamo, no. Però ha fatto anche ad esempio le musiche di Moana, quindi qui avevo speranza. E ha fatto Vivo, di cui ne abbiamo parlato in un altro podcast. Esatto, quindi è interessante perché sono due film comunque non uguali, però hanno più o meno lo stesso fil rouge di musical, di popolazioni comunque del sud dell'America, eccetera. Quindi diciamo che un confronto ci può essere. Sì, e entrambi i film sono praticamente nati da un'idea di Lin-Manuel Miranda, nel caso di Encanto un po' di meno, nel senso che all'idea ha lavorato insieme ai due registi dopo che avevano anche fatto il viaggio di ispirazione in Colombia, e mentre per Vivo era più un'idea sua con alcune canzoni già scritte, quindi non so, da un certo punto di vista mi sembra un po' più personale anche. Sì. Comunque diciamo che il suo obiettivo è quello di rendere grande il musical, ovviamente. Uno dei personaggi Disney a cui fa anche più riferimento è Howard Ashman, quindi comunque cerca di portare la musica e il musical come strumento anche di storytelling e non solo come intermezzo canoro tra dialoghi che portano avanti la storia. Esatto, e come musical Disney questo Encanto si pone come un classico musical in cui abbiamo le canzoni di presentazione, la canzone della I Want Song, quindi la canzone di quello che voglio, e eccetera eccetera. Quindi se avete presente i vari Aladdin, la Sirenetta eccetera, questo Encanto è su quella linea lì. Sì, devo dire che non mi è sembrato che le canzoni portassero troppissimo avanti la trama, cioè le ho trovate più una scusa per presentare i personaggi, descrivere sì. Lo stato emotivo dei personaggi, ma nessuna in particolare ha realmente apportato più informazione riguardante lo svolgersi della trama, secondo me. Sì, in realtà a me
mettono in una luce più didascalica quello che già si poteva pensare dei personaggi. Nella canzone in cui la nostra protagonista Mirabelle dice quello che vuole, bene o male già lo si era capito senza andare a descriverlo con un'ulteriore canzone. Quindi diciamo che da questo punto di vista il film rimane un po' didascalico e anche con una scrittura che rimane classica. Sì, da questo punto di vista è molto classico. Mi è piaciuto però il tema principale attorno a cui hanno sviluppato tutto il film, cioè quello della famiglia, perché sia Byron che Jared che Lin-Manuel hanno comunque grandi famiglie e ragionando un po' su questo aspetto si sono resi conto che sì, le persone con cui vivi quotidianamente praticamente pensi di poterle conoscere come le tue tasche, però in realtà poi ci può essere di più sotto la superficie, anche in quel caso, anche nel caso della famiglia. E quindi hanno svolto tutta la trama intorno a questo tema di prospettiva e di comprensione e di vedere chi ci sta attorno per chi veramente sono, piuttosto che le persone che siamo abituati a credere che siano. E diciamo che l'altra grande tematica è il Colombia, che ovviamente risuona tantissimo in moltissimi aspetti culturali che vanno dalla musica in primis, ma anche l'architettura, il cibo. Al solito Disney negli ultimi anni cerca di fare questi spaccati culturali in diverse parti del mondo, portando il più autenticamente possibile diversi aspetti di quella cultura. Sì, mettendoli veramente in ogni piccolo maniacale dettaglio. Taglino, da quello che può essere lo stipite della porta fino all'intero villaggio, la vegetazione, il tipo di piante, il tipo di animali. La nebbiolina che c'è nell'aria. Esatto, il tipo di produzione che Disney mette nei suoi film al solito è incredibile, cioè lo vedi e hai tantissime cose da guardare, proprio c'è una quantità di dettaglio incredibile ed è tutto perfettamente contestualizzato al periodo storico, alla cultura, al tipo di villaggio, proprio la struttura, il terreno, le pietre, la pavimentazione, le mura, i mattoni che vengono usati, la costruzione delle case, insomma ovunque. Sì, anche perché comunque hanno squadre di consulenti, sì, antropologi, psicologi, gente del posto, a cui comunque fanno tonnellate e tonnellate di domande. 5 anni per fare un film. E quindi anche quando fanno il design della ciotola, ovviamente fanno riferimento a una vera ciotola che ci può essere in Colombia. E non siamo qui per dire se è autentico o meno, perché non ne sappiamo niente. Una cippa lippa di niente. Se qualcuno nell'audience colombiano ci faccia sapere, è molto interessante questo aspetto. E però anche la cosa interessante che hanno, diciamo, scoperto andando in Colombia è questo aspetto un po' del magical realism, che sarebbe un po' questa idea che certi luoghi, che di solito naturalisticamente sono più belli, no? Magari il luogo in cui sei sorpreso o comunque in cui le tue emozioni sono ad un altro livello, diciamo, in questi luoghi molto anche spirituali vengono chiamati incanto. E quindi qui hanno proprio preso paro paro il titolo del film e quindi hanno portato un po' la magia all'interno di questa famiglia, immaginandosi un po' i poteri che potrebbero avere i figli nati da una famiglia cresciuta in un incanto. Esatto, e se la cultura viene messa in ogni modello, in ogni texture, eccetera, mi dispiace che non venga applicata con uno stile generale sull'intera tecnica di realizzazione del film, ovvero il 3D. Cioè, mi dispiace che da ormai diversi film Disney stia utilizzando sempre lo stesso rendering, sempre gli stessi modelli, sempre lo stesso character design, perché comunque quella è la proporzione del corpo, le dimensioni della testa, eccetera. E queste cose piace molto che non vengano approfondite, perché si potrebbe tirare fuori moltissimo da un character design per dare subito l'impressione, proprio cementificare la forma di quella persona nella tua mente, senza che tu ne sappia il nome, senza che tu ne sappia qual è il suo dono, qual è la sua abilità, eccetera. Cioè già solo con la forma del corpo riusciresti immediatamente a far capire chi è quel personaggio, come in parte
potete vederlo nel personaggio di Luisa, ovvero questa ragazza che ha questo dono di essere molto molto forte, e chiaramente lo capisci perché è un po' sproporzionata rispetto agli altri, cioè è un armadio a quattro ante abbastanza bello, bello spesso. E però tutti gli altri personaggi rimangono molto base, secondo me. E mi dispiace, perché tu potresti prendere Anna e Elsa da Frozen, potresti prendere Oceania, Raya e l'ultimo drago, e Encanto, mettere tutti i personaggi vicino, e non ci sarebbe la minima differenza per capire subito a colpo d'occhio chi deriva da quale cultura, al di là dei tratti somatici del viso, che però non spiccano così tanto, secondo me. Cioè, questo lo vedo un peccato, perché dai tempi del Rinascimento Disney, in cui era la linea di disegno che creava proprio il mondo culturale in cui i personaggi erano calati, e che quindi vedevi immediatamente la differenza di un character design tra Mulan ed Hercules, per dire. Cioè, e questa cosa non c'erano più, e invece, e l'ha dimostrato Spider-Man Into the Spider-Verse e altri esempi, si può fare anche con il 3D, con la modellazione, con il rendering, eccetera, eccetera. E mi spiace che non venga fatto, forse perché è un po' presto per prendere queste tecniche, che per il momento vengono applicate solo a dei cortometraggi, e portarle ad un lungometraggio, però Sony già lo fa. Sì, diciamo che dal punto di vista di stilizzazione proprio del visual sono forse un po' indietro, comunque vogliono rimanere nel loro stile predeterminato, cioè lo vedi abbastanza da distante che è un film Disney, e invece decidono di particolareggiare diversi ambienti e personaggi semplicemente dal punto di vista, non so, delle texture, delle feature minime che possono avere i vari personaggi. Proprio a livello di soggetto, è il soggetto che cambia, lo stile rimane sempre quello, così come il rendering che ne viene fatto. Sì, cioè i personaggi di per sé in questo film potevano spiegarsi molto di più da soli, senza avere anche bisogno di una canzone che spiegasse quali erano i poteri dei vari personaggi. Appunto, Luisa forse è l'unica che si capisce subito a colpo d'occhio, però certo. Comunque anche Isabella, ma certo, si capisce abbastanza. La madre già di meno, mm-hmm, cioè potevano spingere un po' di più su questa cosa della cura. Certe cose potevano farle semplicemente vedere, anche perché poi in realtà la quantità di dettaglio che ci mettono è impressionante. È solo che risalta magari poco, perché comunque sarà difficile vedere che sul grembiule della madre sono ricamate le erbe medicinali, per dire. Sono cose un po' così. È fighissimo saperlo, però forse certe cose vanno rese anche più esplicite visivamente. Sì, anche perché poi vai ad aumentare esponenzialmente i dialoghi e le canzoni che ti devono spiegare: ehi, guarda, lei cura in questo modo, rispetto a dovendolo fare comunque con, stiamo parlando di 12, 13, 14, 15 personaggi che aiuto. Cosa che infatti lascia buoni due terzi della famiglia un po' nell'ombra, un po' come sfondo, senza che si abbia veramente quel senso di famiglia molto grande e calda che forse era l'obiettivo del film. Sì, compaiono qua e là, però non si può dire di conoscerli davvero alla fine del film. Perché rimangono un po' delle macchiette. Anzi, nel suo percorso Mirabel approfondisce diversi membri della famiglia, diciamo. Sì. Poi nella parte spoiler ne parliamo più approfonditamente, però solo alcuni, per dire, cioè, quindi è comunque un viaggio di scoperta un po' selettivo che lascia alcuni personaggi un po' a mo' di macchietta. Sì. Cosa che invece ho trovato ottima all'interno del film, non sono tanto le persone della famiglia, ma quanto la casa della famiglia, Casita. La casa è bellissima, è il personaggio più bello di tutto, esatto, il film. Esatto, perché è di fatto un personaggio, essendo questa abitazione muta che può muovere mattonelle e tegole come se niente fosse. In una maniera bellissima. Con un'animazione che io non ho mai visto, cioè degli oggetti inanimati che sono animati in questo modo sono pazzeschi, ci hanno messo una cura infinita e l'animazione risulta bellissima, e anche la casa
sia a livello estetico che a livello architetturale è fenomenale. Cioè è bellissima con questo cortile interno. Poi in Colombia a quanto pare non hanno la pioggia, da quello che ho capito, cioè non hanno il brutto tempo, fa sempre no, bello. No, hanno la pioggia, è solo che non hanno le stagioni estreme, diciamo. Esatto, non hanno tipo gli uragani. Non fa mai né troppo caldo né troppo freddo e quindi non hanno bisogno dei vetri in sostanza. Esatto, non hanno le finestre, il cortile centrale si apre direttamente sulle stanze all'interno. Non... E quindi... La casa è bellissima e mi spiace, anzi, che probabilmente ce ne hanno fatto vedere una parte piccola, che comunque il focus, essendo sui personaggi, rimane un po' in secondo piano la casa. E invece, sì, cavoli... io avrei voluto vederla di più, esplorare ogni stanza, invece abbiamo visto cosa? La cucina, il cortile interno, la sala da pranzo e un paio di stanze degli abitanti della casa e basta più o meno, l'abbiamo... po' più vista dall'esterno alla fine che esplorata davvero dall'interno. Una delle stanze più carine, una delle poche che ci viene fatta vedere però è la cucina, in cui hanno voluto riportare tutti gli elementi tipici di una cucina colombiana. La cosa interessante è che all'inizio avevano fatto un po' un putpurri di America Latina, poi però i vari consulenti li hanno indirizzati su come abbassare un po' i toni e rendere un po' più neutrali le cose, o comunque ad esempio mettere con le pietre a vista una certa parete per renderla un po' più rustica, aspetti di questo tipo. Devo dire che la palette colori o comunque il design in generale della cucina è molto carino e poi mi era piaciuta la cosa che la palette della cucina era molto più soft in modo da permettere ad esempio ai due personaggi di Mirabel e della madre di risaltare perché hanno questi vestiti invece molto colorati. Anche molto freddi perché comunque sono vestite una di blu e l'altra di verde, quindi sono colori freddi in un ambiente caldo. Esatto, quindi hai questo ambiente molto caldo, quasi un abbraccio della casa alla famiglia, anche perché sia nella cultura colombiana, ma possiamo dire anche in tante altre culture, la cucina è un po' il cuore, il centro della casa, certo. Quindi hanno voluto rendere questo ambiente molto invitante, coccoloso, ecco. Oppure, vabbè, senza fare spoiler, però la stanza di Antonio... pensato che fosse bellissima, cioè vabbè, l'idea che ognuno possa avere tutto un mondo, sì, nella propria stanza è qualcosa che mi ha lasciato abbastanza senza parole, mi è piaciuto tantissimo. Infatti avrei voluto vedere anche solo uno sneak peek delle stanze di tutti gli altri, sì, per vedere quali mondi si sarebbero nascosti dietro. È un po' un peccato che non abbiano esplorato ulteriormente questo aspetto. È un po' un peccato anche perché probabilmente bozzetti e prove di tutte le stanze esistono, quindi... A me se dicessero fai un film su una casa, ci uscirei di testa a fare bozzetti di stanze. Esatto. Quindi... vabbè, un'occasione un po' persa secondo me, però quello che abbiamo visto in sé della casa è molto molto bello, anche questo, esatto, aspetto che sono riusciti ad animarla non flettendo magari i materiali o facendo muovere i mobili come in La Bella e la Bestia, quindi estremizzando le cose, ma tenendole un po' più naturali, tra molte virgolette, perché comunque è magia, quindi... far muovere le cose in un modo che potrebbe essere meccanicamente plausibile. Sì, comunque è come se l'intera casa avesse delle tantissime piccole dita, sì, e potesse semplicemente alzarle. E poi mi piace come l'interazione anche che ha con Mirabel. Sì, è fantastico. Cioè anche solo il fatto di aiutarla a mettersi le ciabatte, per dire, o comunque, sì, aiutarla a mettere via la spesa, aspetti così... mi sono piaciuti moltissimo. Ed è bello perché dalle poche interazioni che ci sono, nonostante sia una casa, cioè nel senso, ovviamente non parla eccetera, cioè ovviamente non è ovvio, ci sono case che parlano, però non parla eccetera, però il suo personaggio un filo esce, cioè si vede per chi magari ha una preferenza o che comunque ci tiene a tutta la famiglia, che cerca di non fargli fare i furbi quando non dovrebbero, oppure cerca di guidarli o cerca di aiutarli, non gli aiuta a non farsi male, insomma queste cose. Sì, avrei voluto vedere questa cosa molto più potente.
Anche perché Mirabel sembra un po' l'unica che ci interagisce davvero. Vabbè, è anche un po' la protagonista, quindi la vediamo molto di più con lei non con altri. Però voglio dire, perché Luisa dovrebbe andare al piano di sotto a portare sul piano quando la casa può portare sul piano, no? Per dire anche solo una cosa. Sì. Perché dovresti spostare un piano, cioè nel senso... Anche! Una chitarra non bastava, ma comunque... Altra particolarità è il fatto che questa famiglia, la famiglia Madrigal, è una famiglia che è, diciamo, benedetta da un miracolo. Da quando il padre di famiglia, il nonno Pedro, si è sacrificato per salvare la sua abuela, questo miracolo si è concretizzato in questa candela che da allora protegge la famiglia e dona ad ogni figlio discendente della famiglia un dono, un gift, un dono. Tranne a Mirabel. Che è l'unica della famiglia a non avere un potere magico. Esatto, e quindi abbiamo persone che sanno curare col cibo che cucinano o che hanno una super forza, che possono far crescere i fiori, che sentono a chilometri di distanza anche i topolini che squittiscono, eccetera. E tutti questi poteri comunque sono un po' distanti dalla magia di stampo europeo, diciamo, mago e bacchetta. Sì. Sono un po' più dei poteri, sono un po'... non so, delle elevazioni, delle estensioni di quello che potrebbe essere il reale potere di una persona. Cioè, alla fine Luisa è molto molto forte, Isabella è molto molto perfetta, la madre è molto molto brava a curare, quindi... A cucinare. A curare. Sì, e a cucinare, immagino. Vabbè. Sì, c'è una correlazione tra quello che è la persona e quello che è il potere. Sì, e quindi è più una magia che... arriva dal loro interno, dalle loro emozioni, è un'estensione della loro personalità, che è più in linea quindi con questo aspetto del magical realism che dicevamo prima. E quindi al core della nostra storia abbiamo questa famiglia di 3 generazioni che vive sotto lo stesso tetto della casita Madrigal, e però sembra esserci un problema incombente che Mirabel dovrà scampare per salvare la propria famiglia e riportare la magia tra di loro. Quindi il personaggio di Mirabel è un po' particolare, è forse il primo personaggio Disney con gli occhiali, così tanto per dare random facts. Il protagonista? Sì. Ok, sì, può essere. E la cosa carina è che i registi dicevano che... ma hanno fatto la scelta degli occhiali un po' perché Mira... vuol dire vedere, quindi c'entrava anche un po' sul suo nome, e poi volevano mettere un po' l'accento su questo aspetto della prospettiva e del vedere o non vedere le persone che si hanno attorno, quindi hanno aggiunto questo dettaglio degli occhiali trovato carino. Sì. E il personaggio di Mirabel anche è parecchio interessante perché si ritrova ad essere l'unica senza magia in una famiglia magica, e quindi con tutto ciò che comporta a livello psicologico, quindi il non sentirsi abbastanza, il non sentirsi adatti, però comunque all'inizio della storia la vediamo avere un rapporto comunque abbastanza positivo con la vita e con la famiglia e con le persone che le stanno attorno. E poi nel corso del film troverà un po' il suo posto. Tornando un po' al character design a come sono stati progettati tutti i personaggi della famiglia, ho trovato interessante che hanno comunque scelto una palette di colori che fosse più calda per la parte di famiglia di Peppa e invece più fredda per la parte di famiglia di Julieta, quindi la madre di Mirabel, che l'ho trovata interessante come scelta perché così uno capisce un po' più a colpo d'occhio di quale parte della famiglia fa parte un dato personaggio. Sì. E anche poi tutti i costumi sono stati un po' ripresi dalla tradizione e dal folklore colombiani, e ogni costume ha, diciamo, delle decorazioni che sono un po' non degli easter egg ma un po' un'iconografia che li rappresenta in quanto personaggi. Ad esempio sulla gonna di Luisa ci sono dei pesi, come abbiamo detto prima sulla gonna di Julieta ci sono delle erbe aromatiche, e la cosa interessante invece è che Mirabel
essendo la protagonista, ha una palette molto più vivace e colorata e meno monocromatica degli altri personaggi, anche per risaltare su tutti ovviamente, e i ricami che ha sul suo vestito e sulla sua camicetta, diciamo che l'idea è un po' che se li sia fatti da sé, sì. No? Un po' come i teenager che si decorano lo zaino o le scarpe, no? Quindi quest'idea di personalizzazione portata in un altro contesto. E la trovo una cosa molto carina, anche perché poi se si va a vedere nel dettaglio ci sono praticamente simboli derivanti un po' da tutta la famiglia, che rappresenterebbero un po' tutti i membri della famiglia, anche a simboleggiare quanto Mirabel ci tenga alla sua famiglia e quanto siano importanti tutti gli altri per lei, oltre ai simboli classici della farfalla e della candela, che ritornano anche soprattutto ad esempio nei vestiti di Abuela, quindi la nonna, che sono un po' i simboli della casa e del miracolo, sì, 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 dei Madrigal. Sì, molto bella, la palette colori del film è stupenda, davvero. E tornando un po' all'aspetto del musical, che è un po' il centrale, diciamo che, visto che un po' il Colombia viene definito un po' come l'incrocio dell'America Latina, ci sono anche mix di generi diversi musicali, anche le canzoni del film hanno generi abbastanza diversi. Ad esempio hanno usato il reggaeton per Luisa, il rocket espagnol, tipo Shakira per intendersi, per Isabela, e il bambuco per Mirabel, che è una sorta di valzer colombiano, che quindi è un po' più legato al luogo, un po' come Mirabel anche, che è molto legata alla famiglia e al luogo. E quindi hanno voluto anche sottolineare diverse caratteristiche dei personaggi, appunto con il genere musicale. Oltre, vabbè, a portare in campo stili di ballo molto diversi. E devo dire che anche i movimenti di camera e le coreografie sono molto molto spinte in questo film. Cioè, una camera che si muoveva anche così tanto non è usuale, diciamo. Benissimo, quindi detti questi lati tecnici, la trama in succo eccetera, passiamo alla parte spoiler. Quindi vi abbiamo avvisato, da questo momento noi cominceremo a fare spoiler come non mai, andate a recuperare il film, oppure se non ve ne importa un fico secco restate pure come più preferite. Io sto parlando piano per permettervi di fermare il video prima che possiamo partire con gli spoiler. E via. E partiamo con gli spoiler. Allora, per quanto riguarda i doni, mi piace che siano relativi proprio alla persona, no? Quindi c'è Pepa, che è praticamente un... schizzata. Una bipolare, e quindi... può avere momenti di estrema felicità vicino a momenti di estrema tristezza, e quindi mi piace che il suo dono sia legato al tempo meteorologico che porta sulla testa, che vabbè, o che comunque ad Antonio piacciono molto gli animali, ci si trova bene, e allora il suo dono, che si capisce abbastanza già prima che succeda, però il suo dono è che comunica con gli animali, proprio può parlarci tranquillamente. Così come è bello la connessione che c'è con la loro stanza, no? Che li rappresenta, appunto. Devo dire che però questi poteri vengono rappresentati visivamente in un modo un po' random. Cioè, il potere in sé, secondo me, ci sta, perché è bello questo rapporto personale che hanno con il potere. Però il fatto che la nuvola di Pepa sia effettivamente una nuvola e non fa invece cambiare il tempo meteorologico in modo un po' più pesante, non lo so. E invece dall'altro lato hai poteri come quello di Antonio o come quello della cugina che sente tutto, adesso poi a capirci qualcosa con i nomi è un po' complesso, che hanno questo potere ma visivamente non si vede, cioè loro lo usano semplicemente, non lo so. Questo lato forse l'ho trovato un po' buttato lì, nel senso che alcuni si vede tanto che usano il loro potere, altri assolutamente no. Cioè, come per esempio Bruno, che ha il potere di vedere nel tempo, tra parentesi, bella la connessione con la sabbia, quindi lo scorrere del tempo, bla bla bla, e invece lui ha proprio il rito che deve fare, che deve accendere, e crea queste tavolette di vetro verde fighissime, eccetera.
No? Cioè, vedo un po' questa disparità tra tutti i vari poteri che, essendocene tanti comunque, non è facile chiaramente unirli, però è un po' lo stesso problema che si poteva vedere in Frozen, dove c'era il potere del ghiaccio, c'era il potere del vento, ma avevano proprio forme diverse e questa cosa non è che mi faccia impazzire. Sì, devo dire che alcuni poteri secondo me sono migliori di altri, nel senso comunque se volevano fare la cosa del magical realism, alcuni poteri sono più in linea con quel concetto, nel senso ad esempio il potere di Luisa e il potere appunto della cugina che sente tutto, quello di Antonio, ci stanno, anche quello di Bruno secondo me ci sta. O anche quello della madre che semplicemente cucina e quindi cura le persone, mentre altri poteri, non so, come quello di Isabella che fa spuntare fiori dappertutto, o appunto la zia che ha la nuvola sopra la testa, sì, sono un po' più distaccati, più diversi, cioè potevano scegliere qualcos'altro che si potesse rappresentare in un modo meno esuberante. Sì, esatto. Però tra tutti i personaggi quello di Bruno è quello che mi ha fatto più ridere, mi è piaciuto di più alla fine. Sì, è diciamo il più particolare anche perché lui è il vero escluso, altro che Mirabelle. Vive nei muri. Lui che vive nelle pareti della casita, cioè questa è una roba geniale, è fantastica questa cosa. Quindi in realtà Casita lo sa da sempre che Bruno in realtà è ancora lì che vive dentro di lei. Sì, poi l'ho trovato bellissimo perché se n'è andato, ma non se n'è andato davvero, cioè... Poi vabbè, la scena in cui si vede che lui ha il suo posto con la sua sediolina, sì, diciamo in fondo al tavolo, vabbè, oltre a spezzare il cuore, però sì, l'ho tantissimo. Trovato di una tenerezza incredibile. Sì, lui è uno dei personaggi più riusciti, al di là del piccolo dettaglio che appena Mirabelle dice che lui è Bruno, guardava il futuro, non parliamo di lui, e tu capisci. Ok, lui è la chiave di tutto. Immediatamente, proprio non passa nemmeno dal via. Per quanto riguarda altri personaggi, abbiamo un po' più un focus. Cioè, diciamo che il focus si perde man mano che ci si allontana proprio dalla sfera familiare di Mirabelle. Cioè, nel senso che si vanno ad approfondire Luisa ed Isabella, e la madre magari un po', e gli altri poi pian piano si perdono e rimangono solo poi più delle iconcine, delle macchiette che si vanno a perdere. Infatti le uniche altre persone oltre a Mirabelle che hanno delle canzoni, oltre ad Abuela sul finale, sono Luisa ed Isabella, appunto. Sì, e capiamo qual è il tormento interiore che hanno loro personalmente, quindi Luisa da una parte che si porta tutto sulle spalle anche a livello, diciamo, emotivo, e Isabella che è stanca di essere sempre perfetta. Sì, esatto, e che vorrebbe liberarsi, no, di questo vestito perfetto, tutto rosa, tutto monocromo, a lei piacciono tutti i colori, vorrebbe fare anche i cactus, eccetera, però deve fare solo dahlie, rose, fiori perfetti, no? E quindi la loro evoluzione mi è piaciuta, perché è bello che ti mostrano una faccia e poi subito dopo hai comunque il loro interno che ne soffre invece, no? Perché una come Luisa, che la vedi, che è inspezzabile, in realtà poi è un animo sensibile. Al piano e non riesce a sollevarlo, che scoppia in lacrime. Cioè, quella scena lì è bellissima. E questo un po' mi fa strano, perché sono molto più caratterizzati alcuni personaggi come Bruno, Isabella e Luisa, piuttosto che forse Mirabelle. È un'impressione quella che ho, però parliamone, perché non vedo tutta questa grande evoluzione del personaggio in Mirabelle, che forse è un po' una cifra stilistica dei film di Byron Howard, nel senso che comunque se vediamo anche a Rapunzel, a Zootopia, le protagoniste più che crescere sono testarde, vogliono fare le cose nel modo che vogliono loro, ed è il mondo che deve cambiare, no? Cioè loro cercano di cambiare il mondo per come vengono visti i roditori in Zootopia, o che lei può effettivamente uscire dalla torre. Insomma, l'ho vista un po' così, forse è solo un'impressione, però il fatto che funzionasse in Rapunzel e Zootopia era per il mondo, per l'azione, per gli altri personaggi che funzionavano molto molto bene, e quindi che tenevano in piedi il tutto. In questo caso non so se è tanto così, perché Mirabelle è tanto centrale e però non la vedo molto crescere.
Secondo me cresce nel senso di valore che percepisce di se stessa. Nel senso, perché all'inizio ovviamente ha tutto questo tormento dato dal fatto: ma perché io non ho il potere, eccetera, non sono degna, tutto questo discorso qua, no? Che è anche un po' il pensiero comune di tanti nel mondo di oggi. Cioè, si sente sempre di più il tema del non sentirsi abbastanza, non pensare di avere valore rispetto ad un mondo che attorno sembra perfetto, no? E quindi fa un po' questo viaggio alla scoperta di se stessa, partendo da questa visione di Bruno, che a quanto pare lei sarebbe la causa e la rovina della famiglia, no? Quindi, cioè, oltre al danno, la beffa, diciamo. Sì, sì, sì. E quindi poi, per come l'ho vista io, capisce che invece che scegliere la strada del dolore e della tragedia, come Bruno, sceglie la strada del credere e avere fiducia nella famiglia, e quindi ha un po' questo potere di sbloccare le persone che ha attorno a sé. Cioè, fa capire a Luisa che cos'è che la tormenta, fa sbloccare Isabella dalla sua perfezione, e anche ha un po' il coraggio di dire le cose come stanno alla nonna alla fine, in un momento abbastanza drammatico, per poi comunque aiutarla a vedere la luce e quello che ha fatto davvero in passato, no? Quindi, essendo che è una non magica in una famiglia di maghi, possiamo dire che ha un po' un'altra prospettiva, vede le cose da un altro punto di vista, e quindi forse ha più capacità di rendersi conto di determinate cose. Però il viaggio che fa fare agli altri lo fa anche un po' lei per se stessa, no? Cioè, parte con l'idea di non essere abbastanza, di non fare abbastanza per la famiglia, di non farne quasi parte, e finisce però con, diciamo, il riportare la magia all'interno della famiglia, quindi a farne parte a tutto tondo. Sì, 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 ma ci sta, mi hai convinto, funziona. Quello che è un po' tirato all'interno delle relazioni tra i personaggi è un po' Abuela, nel senso che inizialmente è tanto tanto restia, e diciamo che il modo in cui lei non capisce che Mirabelle sta cercando di aggiustare le cose, e che quindi nel momento in cui abbraccia Isabella le cose cominciano ad aggiustarsi, però poi litigano e lei semplicemente non l'ha visto, quindi queste un po' banalità che ogni tanto escono fuori. Poi Abuela cambia radicalmente, veramente veramente tanto velocemente, nel senso il passaggio è veramente rapido. Ci sta la crescita del suo personaggio a quel punto, però l'ho trovato veramente veramente corso, cioè si vede che erano stretti stretti con i tempi in quel caso, perché secondo me è una crescita che richiedeva ma qualche minuto in più di riflessione, di farci vedere lei che rivede un po' il passato, insomma. Secondo me è un po' tirata, però ci sta. Molto bello il dettaglio che ho trovato nel suo vestito, perché lei indossa questo vestito rosa fucsia, accesissimo che nemmeno Barbie, però sopra ha questo scialle nero che si vede benissimo che ha da quando muore Pedro, e quindi è lei che porta il lutto, porta il peso della morte del marito che non riesce in nessun modo a superare, ed è un piccolo stratagemma proprio di design del vestito, perché ha più strati, e nel momento in cui lei se lo leva non è che si è cambiata di vestito, semplicemente si è levata un pezzo, che è la stessa cosa che viene fatta in Frozen 2. Se ci fate caso, il vestito che Anna ha sotto il suo scialle colorato è nero e rappresenterà poi ad un certo punto il momento più basso del film a livello di emozione. Quindi sono quelle cosine che mi piacciono molto. Sì, bisogna dire che a livello di costumi e di design di costumi stanno facendo delle cose veramente, veramente belle negli ultimi film. Sì, cioè non mi sorprenderei di vedere, se non ci sono già, ma io magari non lo so, proprio delle sfilate di moda a tema Disney, con tutti i vestiti di Elsa, di Anna, cioè perché poi soprattutto in Frozen 2 si sono dati alla pazza gioia tantissimo. Ma anche in Raya comunque le diverse popolazioni. Sì, 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 anche in Raya. Cioè, negli ultimi film il design del costume ha preso il sopravvento. Io, Prada e Gucci, collaborazione con Disney,
li vedo. Che tra l'altro ci sono delle bambole su cui sono stati cuciti, e fa proprio parte di una serie che si trova sul Disney Store, che adesso non ricordo, però qualcosa c'è già. Eh beh. Di legato al mondo del vestito. Eh beh, ci sta, dai. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, altro effettino carino, il rallenti durante la canzone di lei. Canzoni che non mi hanno preso, nemmeno a me. Sì, però media, nella media. Cioè, non mi hanno dato fastidio, non sono state incredibili che me le ricorderò per tutta la vita, né che mi tornerò a riascoltare, cioè vabbè, tornerò a riascoltarmele, però non mi hanno colpito particolarmente, forse perché l'ho visto in inglese, quindi magari in italiano mi sarebbero rimasto di più. Io ho questo piccolo tarlo che se le cose non le sento in italiano fanno fatica a rimanermi in testa, quindi può essere, però diciamo canzoni nella norma, niente di eccezionale. Sì, io non so, dal compositore delle musiche di Moana mi aspettavo un po' di più, cioè perché la principale di Moana è veramente veramente bella. Sì. Però devo dire che secondo me le musiche di Frozen sono ad un altro livello. Cioè, quelle sono musiche che mi sono entrate in testa e che sono poi effettivamente andata a riascoltare. Quelle di Encanto, per gusto personale, non sono tanto in linea con le mie preferenze, quindi sono sicuramente di qualità, c'è un mix divertente di generi, sì, però sì. Cioè, anche in Frozen c'era ad esempio la canzone di Kristoff che è molto sopra le righe, però fa straridere quella canzone, è troppo sì. Calata bene sì, sì. Nel contesto. Invece in questo caso, non so, le ho trovate un po' più normali le canzoni. Sì, sì, sì. Forse non sono abbastanza fastidiose da entrarti nella testa e non andartene, non mandarti alla follia, esatto. Esatto. E quindi poi si arriva al finale. Secondo me molto bello che tutto cade, tutto crolla, letteralmente la casa, la povera casita, è l'unico personaggio bello l'ha ucciso. Mi ha pianto il cuore. Esatto, anche a me tantissimo, è stata una scena molto bella con Abuela che scappa e va e ritorna al fiume con questa montagna che si spacca, insomma tutto orchestrato molto bene, fanno pace e cominciano la ricostruzione della casa, questo momento bellissimo dove anche senza i poteri però tutto il villaggio li aiuta, visto che comunque sai com'è, visto che li usavano praticamente come schiavi, la famiglia Madrigal era praticamente schiava di tutto il villaggio, qualcosa in cambio da potergli dare, l'ho trovata una cosa molto bella, molto sentita, che comunque anche il messaggio che senza avere i poteri comunque si può riuscire a fare, E poi ritorna alla magia. E io mi stavo dicendo, io mi stavo urlando, io stavo urlando ai registi, non fategli riavere i poteri, non devono riuscire a vivere senza. Mette la maniglia, compare il disegno, e ho detto, ok, ci sta, quindi niente magia, vero? Casita riprende vita. Io ho detto, ok, perché è bella, ci sta, è bellissima, però fermatevi. E boom, e tutti riottengono i poteri. E questa roba mi ha fatto cadere le braccia tantissimo, perché è una roba sbagliata, perché non va bene. Perché tu fai tutto il discorso sul miracolo che non serve, no, l'importante è che siamo una famiglia e bla bla bla. E poi, esattamente come il finale di Oceania, niente, bisogna ritornare esattamente a quello che era lo stato iniziale, senza che ci sia stata una vera crescita, perché poi a quel punto tutto torna come prima, no? Cioè è proprio l'effetto serie TV dell'episodio autoconclusivo che alla fine deve ritornare esattamente come era all'inizio. E quindi lì mi è caduto tanto, lì mi è caduto veramente tanto, perché comunque, cioè, vabbè, è solo il finale, quindi non butti via tutto il film, però comunque il finale fa parte del messaggio finale, e vedere che non puoi essere felice se non riottieni la magia alla fine, boh, sono quelle cose un po' da viziati che non mi piace, perché è proprio il vizio di dover riavere il giocattolo, perché sennò non riesci più a divertirti. La vedo sempre un po' in questa chiave, ma in tutti i film. Io sono molto contrario quando gli viene dato il contentino alla fine, quando le cose si sono rimesse a posto in modo che torni tutto esattamente come era prima.
Sì, esatto, perché sono cambiate leggermente le relazioni tra i personaggi, cioè Mirabel ha un po' più di fiducia in sé, la nonna è un po' meno rigida con tutti, però di fatto non è cambiato niente. Cioè i presupposti per la crescita c'erano anche, però poi alla fine hanno fatto marcia indietro tantissimo, quindi questa cosa... questa cosa no. E vabbè, c'è poco da dire, dal regista di Rapunzel, Zootopia, io mi aspettavo moltissimo di più, e io posso non essere in target, a me Rapunzel piace da morire, è uno dei miei film Disney preferiti, è fighissimo, quindi non vedo perché non avrebbe dovuto piacermi tantissimo anche questo, quindi... Non tiene la cosa che non sono in target. Sì, è un po' nella media anche Sì, io leggermente lo trovo. Sì. sotto. Io lo metterei al pari di Oceania e Raya. Sono quei film che ci stanno, sono standard Disney. Livelli di produzione mai visti prima, robe incredibili, città costruite, robe pazzesche, dettagli ovunque, eccetera. Però a livello di storia, trama e personaggi ti rimane molto poco. A me Raya era piaciuto molto di più, ma sempre perché io ho questo bias dell'Asia e dell'Oriente Dell'Oriente. che mi ci aggiunge un paio di punti bonus, così come Sì, sì, sì. niente. E poi vabbè, non era un musical, quindi comunque di base era un'avventura, era più interessante dal mio punto di vista. E Oceania anche, cioè le musiche ad esempio lì mi erano piaciute di più e comunque l'ambientazione era un po' più nelle mie corde, però, quindi semplicemente per preferenza personale, secondo me quelli lì sono un po' più in alto. Però riconosco che oggettivamente sono più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, e mi dispiace perché rimangono nel corporate Disney che non deve alzare troppo il tiro, perché sennò magari, soprattutto considerando che sono film che rappresentano un'intera altra cultura, film che vengono visti in tutto il mondo, poi hai voglia le critiche se viene fatto qualcosa di leggermente fuori i canoni. E però spiace perché a un livello produttivo così alto che viene sprecato con una storia che rimane molto banale. Rispetto a un vivo che invece magari, cioè, vivo in confronto è vuoto. Cioè, se voi guardate se voi guardate due frame, vi rendete conto che vivo ha i set che sono vuoti, non c'è niente. Cioè, c'è a malapena il pavimento e la fontana. E però, cioè, ha molta più personalità vivo rispetto ad Encanto, fatto magari con un decimo del budget e con un terzo del tempo. Perché comunque diciamo che la Disney non vuole Eh sbagliare. sì, però... Invece Sony si prende molte, molte più libertà, cioè ce l'ha dimostrato benissimo con il capolavoro che è Spider-Verse con i Mitchell Sì. contro le macchine, che è una roba Sì. totalmente fuori di testa. Sì. Cioè, lì vogliono veramente innovare, vogliono veramente fare qualcosa di nuovo. Invece Disney quello che vuole fare è rimanere nel comfort del suo target, fare le cose ad un livello sempre più minuzioso e ad una qualità incredibile, però non escono troppo dalla loro zona di comfort, questo va detto. Sì. E anche Pixar alla fine. Però nel senso che Un po' di più un po' di più cercano, però. nel film di punta Pixar cercano ancora di fare quello che Pixar ha sempre fatto. Cioè di farti emozionare nel modo più totale possibile. Quello sì, le emozioni a tutta birra, però su certe cose puntano un po' di più e. C'era questa cosa della famiglia molto numerosa che potevano sfruttare forse molto di più, perché poi alla fine, cioè, non è stata gestita al meglio. Poi come si fa, non lo so. Ma perché poi Mirabel prende un personaggio alla volta. Cioè, Eh sì. in realtà, se la famiglia è numerosa, voglio vederti a parlare con tuo zio mentre che tutti gli altri cugini non ti rompono le scatole. Cioè, tipo, anche solo dal punto di vista di come si sviluppa la trama, no? Cioè, sono delle puntate
sì, molto separate, veramente. In cui Mirabel parla con Luisa, in cui Mirabel parla con Bruno, in cui Mirabel parla con Isabella. Davvero. Invece una famiglia così, cioè all'inizio abbiamo detto quella scatenata dozzina, e in quella scatenata dozzina ci sono almeno 4 o 5 persone sempre nell'inquadratura, cioè è molto raro e succede solo in determinati punti che tu vedi il protagonista, che tu vedi un personaggio da solo in una stanza, perché obiettivamente in una famiglia così grande capita raramente, quindi dovevano un po' più forse affrontare anche le cose, non so, in gruppo, in condivisione. Sì, 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 cioè se ci pensiamo l'unica scena dove ci sono tutti è la cena dove Isabella riceve la proposta. E dura un paio di minuti e finisce tutto in caciara molto in fretta. Sì. Quindi non l'ho vista tutta questa famiglia, cioè anche quando Mirabel parla con la madre c'è solo la madre, sì, perché non c'è tipo anche la zia e la cugina. Che stanno lì perché... In una famiglia grande succedono queste cose. Così come anche avere ognuno la propria stanza è una roba che in una famiglia così numerosa non penso esista nella vita mai. Quello però l'ho visto più legato al potere, al fatto che tanto... Sì, sì, però è una roba molto individualista. Lo spazio che si sprecava, ci sta, mondi ci sta incredibili dietro la porta, e va bene così. Però è una cosa molto individualista, cioè perché non possono avere la loro metà della stanza che diventa incredibile? Cioè perché non ci sono stanze da per 3 persone? Cioè ok che c'è il rito che devi avere la porta, però questa è una convenzione che si sono creati loro per creare il momento in cui Mirabel è rimasta senza potere. Però in realtà, cioè, crei un isolamento di ognuno rispetto all'altro. E quindi l'unico momento in cui vedi 2 cugini che si parlano è quando Antonio sta per andarsene per ricevere la sua camera. Però di base quella cosa lì non ci dovrebbe essere, che arrivato ad una certa età te ne devi andare, cioè ok che è tipo la nursery, però allora Mirabel cosa ci fa in quella stanza lì? Cioè non ha mica 3 anni. È perché non ha mai avuto il potere, quindi non se n'è mai uscita. Eh sì, ok, ma diciamo in una casa normale, no? Mettiamo conto che c'è effettivamente la nursery per i più piccoli, e poi però quando cresci al massimo ti cambi di stanza, ma vai comunque in una stanza con qualcun altro, non è che... Ma non so, essendo la casa magica, sai, te la costruisco la stanza in più. Sì, però boh, non crea tanto l'effetto famiglia. No, più che altro secondo me appunto come dinamiche e relazioni tra i personaggi potevano rendere le cose più comunitarie. Anche perché, cioè, adesso io non voglio dirgli che se la sono andata a cercare, ma 12 personaggi in 99 minuti di film... Ma ci stava tantissimo, però è proprio il come si svolgono i fatti che lasciano un po' più esclusi certi personaggi e che diventano solo le macchiette durante le feste o le cene. Sì. Cioè, non ci ho visto il come vengono risolti di solito i problemi in una famiglia. Cioè, l'unico momento in cui si riuniscono e parlano davvero è quando Mirabel le dice le cose come stanno alla nonna. Sì, sì, sì. E anche tutti gli altri stanno zitti, per dire. Sì, però... Solo per dire, Arcane ha tipo 10 personaggi principali e sono 6 ore. Sì, ma non devono essere tutti approfonditi, però devono, non so, avere più peso. No, però vengono presentati come se fossero tutti principali e invece non puoi farlo. Ma perché hanno voluto tenerli tutti e quindi presentarli tutti, dare un potere a tutti, un vestito a tutti, eccetera, eccetera. Però poi nessuno ha un ruolo veramente attivo nella storia, è quello il punto. Cioè, che dico, che dovevano, secondo me, risolvere un po' più le cose insieme. Sì, perché poi comunque non hanno usato la cosa che si fa di solito quando ci sono tanti personaggi, ovvero che, prendiamo per esempio i Robinson, una famiglia spaziale, lì ci sono tanti personaggi, ma la maggior parte dei quali viene proprio dato lo stereotipo, per cui tu lo vedi, capisci esattamente che cos'è, ogni tanto salterà fuori per farti fare la risata o per metterti in inquietudine. Cioè, quindi ci sono i tipi che stanno dentro i vasi, che sono super inquietanti, c'è la persona pazza, eccetera, e basta, quindi... Ma ci sono gli stereotipi anche qui, anche perché c'è tipo la cugina dei gossip, la figlia perfetta, cioè...
sono comunque tutti personaggi basati su uno stereotipo, una generalizzazione, una persona che di solito c'è in ogni famiglia. Però non è che devi stare a dire che la cugina che sente tutto è quella dei ghost, cioè si capisce anche così e può avere un ruolo più attivo all'interno della storia. Però se gli dai uno stereotipo e poi però cerchi di dargli un ruolo più pesante all'interno della trama, non hanno quella profondità che serve. Non so, io ho visto tutto molto settorializzato. Questo sì, sicuramente. Una volta che Louise è stata, diciamo, liberata dal suo peso, o Isabella dalla sua perfezione, perché non aiutano la sorella nel suo percorso, per dire? Cioè, Mirabel risolve il problema a loro e poi se ne torna per la sua strada di scoperta. Sì, abbastanza. Oltre al fatto che comunque la cosa è solo monodirezionale da e verso Mirabel. Esatto. Cioè, non c'è Luisa, per esempio, che parla con Antonio, per dire. Non esiste questa cosa. È quello che dico, è solo Mirabel che interagisce individualmente con i diversi personaggi senza che ci sia una vera comunità. Sì. Beh, non direi bene perché a questo punto l'abbiamo abbastanza asfaltato come film. Volevamo tenerci sull'obiettivo. No, però, cioè, obiettivamente ha qualche problema come film. Cioè, rimane molto sufficiente per il livello di produzione che ha, che è indubbiamente pazzesco. Però per il resto cade un po' in diversi punti. Sì. Bene, quindi voi cosa ne pensate dopo questa nostra ora e mezza passata a sproloquiare incredibilmente su questo Incanto? L'avete visto, non l'avete visto, vi ha fatto schifo, con la nostra descrizione non lo vedrete mai, eccetera eccetera? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, noi siamo sempre ansiosi di sapere la vostra su quello che pensate. Potete scriverci su YouTube, su Twitter, su Instagram, siamo un po' dappertutto, usate la piattaforma che più vi aggrada, iscrivetevi, attivate le notifiche, sia che vi trovate su YouTube, su Spotify o su tutte le altre piattaforme di podcast, siamo un po' ovunque, mettete mi piace, condividete con gli amici, potete anche andare sul nostro sito funzionanimazione.it per un altro mare di contenuti. Esatto. E noi ci sentiremo in una prossima puntata qui su Funzione Animazione. Ciao a tutti. Ciao. Casita. Ma quanto è bella. Ma quanto è bella. Ma perché non mi hanno fatto vedere tutte le stanze? Speriamo che facciano una serie chiamata Casita. Vado, sarebbe la prima serie Disney che mi guardo. E speriamo.